Erika, non dovresti giocarci, è pericoloso. Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House. Era un'infermiera e io un dottore. Di notte ci raccontavamo storie. Lei mi parlava del futuro. Cose meravigliose. Cose che solo lei vedeva. Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa, col marchio di una farfalla, che nel fuoco poteva vedere il futuro. Le dicevo che era magica, come la sacerdotessa. Credo che anche tu sia magica, ma dovrai provarlo. Scegli una foto, quella che preferisci. Ora chiudi gli occhi e concentrati. Adesso evoca il potere dell'antica sacerdotessa. Trova di nuovo la mappa. Cerca di indovinare dov'è la tua preferita. Che disastro. Tranquilla, sei ancora magica. Sarà sempre con te. Ricordatelo, anche se non è qui, è sempre parte di te. Se potessi guardare nel fuoco e vedere il futuro, cosa credi che vedresti? Thank you.
È tutta colpa tua. Hai bisogno di aiuto. Signorina Mason, sono il sergente Blake. Ho l'incarico di seguire il caso. Posso vederlo? Prometto di ridarglielo. È un disegno che fa spesso. È greco, vero? L'Epsilon Delfica. Trovata su suo padre. Era anche sul medaglione. La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar. Lavorava alla Delphi House. Credo che ci sia stata con suo padre. Mio padre lavorava lì. Non sapeva che ha fondato la Delphi House insieme a quest'uomo, Lucien Flowers. Anche lui potrebbe essere un obiettivo. Senta, al momento stiamo sorvegliando la Delphi House. Programma di protezione. Condurrò le indagini da lì. Credo che per ora sarebbe il posto più sicuro anche per lei.
Saranno fuori a fumare. Aspetti, vado a vedere. Erika, le avevo detto di aspettare. C'è stata una telefonata. Era una donna, sapeva chi ero. Ha detto... Dentro, adesso. Scopri da dove arrivava la chiamata. Fa tutto il possibile. Cosa sta facendo? Metta giù il telefono. Tenga. Sì, dimmi. E tu? Devo vedere un tuo documento. Questa è una struttura privata, non puoi entrare qui così. Io dovrei stare qui. Se tu dovessi stare qui, lo saprei. Ti richiamo, sì. Sergente Blake, ho chiamato nel pomeriggio per vedere la dottoressa Ballard. La prego di scusarci. Siamo tutti un po' nervosi. Sergente Blake, Rosa Ballard. Suppongo che conosca già l'ispettore capo. Dottoressa, le dispiace mostrare a Erika la sua stanza? Devo parlare con l'ispettore capo. Ci sono degli sviluppi. Immagino che non ti ricorderai di me. Io lavoravo con tuo padre. Mi occupavo di te quando eri piccola. Conosceva i miei genitori? Oh, certo. Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so. E tua madre era incredibile.
un'infermiera brillante, così intelligente e divertente. Comunque, questa è la tua. Forse la riconoscerai. Il signor Steinbeck, il portiere di notte, è di sotto se hai bisogno di qualcosa. Guarda sotto il letto. Zio Lucien ha lasciato qualcosa. Ti terrà lontano dai guai. Vedi il braccio? È proprio come te. Thank you.
No, 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 no! Non sul tappeto, è pulito! Kirsty, ho detto che potevi aiutarmi, ma se pulisci devo esserci anch'io, ok? Lo sai, niente pulizie senza supervisione. Immaginavo. Ehi, temeraria. Vieni qui. Non farci caso a qualche disturbo emotivo. Perché non crepi, Anna? Faccio del mio meglio. Che cosa suoni? Questa è aria per Delphi di... qualcuno. Non so. Mai sentito nominare. Vieni, siediti, ti faccio vedere. Vedi questo pezzo? È facile, solo quattro note. Pa, 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 pa. Io faccio il resto. Non ha niente a che fare con te, Kirsty. Vaffanculo. Ma sta sanguinando. No, 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 no. No, non ci provo. Non è per Kirsty, me. Su. No, Kirsty, no, ora calma. No, no, aiuto, aiuto. Calma. Aiuto. Kirsty, no. Lasciami. Lasciami. Bene, tenetela ferma. Lasciami. Ti prego, lasciatemi. Sono capo. Lei non ha fatto niente. Vi prego. Non voleva farlo. Vi prego. Voleva dare una mano. Il sergente Blake è qui. Ti aspetta in ufficio. Avanti. Mio Dio. Erica Mason. Sei uguale a tua madre. L'ultima volta che ti ho visto, arrivavi a malapena alla scrivania. Sono Lucian Flowers. Ho fondato questo posto insieme a tuo padre. L'ho riconosciuta dal ritratto nell'atrio. Per carità, quello è terribile. Se non fosse stato per tuo padre, l'avrei fatto togliere. Hai dormito bene? Bisogna abituarsi a questa vecchia baracca. Hanno scoperto qualcosa sulla telefonata? Io non lo so, ma il sergente Blake sarà qui a momenti, ce lo dirà. So che per te è molto difficile essere qui. E... questo non è molto, ma... ti ho portato una cosa.
Era di tuo padre. Tua madre glielo regalò il giorno del matrimonio. Io l'ho conservato. Ehi, scusatemi. Dalla compagnia telefonica non abbiamo novità sulla chiamata della notte scorsa. Erika, è molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar. Potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo. Posso essere d'aiuto in qualche modo? Onestamente, non abbiamo molto in mano. Il signor Flowers ha suggerito qualcosa che potrebbe aiutarla a ricordare il volto dell'assassino. Ho dei flash, degli incubi. Una sagoma di donna con una pistola. Tutto qui. È come una terapia. Fu sviluppata da tuo padre e potrebbe aiutarti con i tuoi incubi. È del tutto indolore. Perfettamente sicuro. Io non lo so. Erika, la prego. Ci sono troppe somiglianze col caso di suo padre perché sia una coincidenza. Se otteniamo una descrizione, metteremo fine a tutto. Ok. Ok, lo farò. Le immagini che vedrai servono a rilassarti e ad aprirti la mente. Tuo padre ha progettato la terapia di regressione per aiutare i pazienti ad affrontare i traumi. La prima è solo un test. Di quello che ti passa per la testa. Pace. Ok, bene. Se ricordi qualcosa di importante, scrivilo. So che rivivere i traumi è difficile, ma sei al sicuro. Comincia. Natura. Fede. Fattoria. Maschera. Pugnalata. Amichevole. Hai disegnato per tutto il tempo.
Perché hai disegnato lei? Perché hai disegnato tua madre? Tua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita. Lavorò qui. Si innamorò qui. Ti partorì qui. E infine morì qui. La dottoressa Ballard mi ha detto di mostrarti questo. Sottoporti a tutto questo è stato incredibilmente coraggioso. Non mi sorprende che tu abbia visto tua madre. È un processo, Erika, richiede tempo. Non sentirti in colpa. Voglio riprovare. Devi riposare, schiarirti la mente. Possiamo riprovarci un'altra volta. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Ti serviranno queste. Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Ci hanno sempre portato fortuna. Lasciami stare! Lasciami in pace! Lasciami! Mi spiace. A volte le ragazze hanno giorni difficili. Ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro. Anna, non credevo fossi in piedi. Questa è Erika Mason. Starà con noi per un po'. Non ti ha sanguinato addosso stamattina? Porto questi alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Vuoi venire? Ma che problema hai? Oppure potresti spassartela con Toby. In realtà stanno per servire il pranzo. È un bel mazzo. Potresti andare a mangiare un boccone con le altre ragazze per conoscerle. Certo. A chi non piace un sandwich molliccio in compagnia di sconosciute? Forse dovrei andare da Toby. Ok, ci vediamo in giro. Erika, è bello che tu voglia andare da lei. Ricorda che alcune ragazze qui possono essere piuttosto manipolatrici. Fa attenzione, solo questo. Cosa
Cosa stai facendo? Perché mi segui? Sono solo venuta a vedere se stavi bene. Vuoi fare amicizia? È così? È ora di pranzo. Va a mangiare con le brave ragazze. Volevo solo aiutarti. No, il dolce no. Ci osservano. Prendi la frutta. A loro piace se prendi la frutta. Cosa vuol dire? Ci osservano. Ci osservano sempre. Vogliono sapere se vediamo quello che nascondono. Non hai fame? Devi mangiare. Se non mangi, sprechi il cibo. E abbiamo del lavoro da fare. Hai saltato un punto. Qui. Cosa intendevi a pranzo quando hai detto che nascondono qualcosa? Oh, sì. La roba rosa è bella, ma se la bevi stai male. Blocca la porta. Qui non ci possono sentire, stanno arrivando. Arrivano sempre. Kirsty, che stai facendo? Se non faccio la brava, gli faranno male. Non hai il permesso di chiudere la porta? Sì, scusa. La scopa è caduta, ma l'ho sistemata. Erika mi ha aiutata. Guarda sotto il cuscino. Che cosa fai? A volte vengono di notte. Credono che dorma, ma io lo so. Guarda sotto il cuscino. Vedrai. Mi piacciono i conigli. Sono i miei preferiti.
Ciao. Cristo, mi hai fatto morire di paura. È da parte della Ballard. Per riscaldare un po' l'ambiente. Profumo. Grazie. Non c'è di che. È bello avere facce nuove in giro. Ecco qui. Devi girare la rotella ed è pronto. Buonanotte. Finalmente. Alzati. C'è posta per te. Sembra roba costosa. Che cosa fate? Erika ha ricevuto un regalo, uno grosso. È bellissimo. Aprilo. La scatola è stata spedita ieri. Stiamo cercando di ottenere una descrizione del mittente. Ecco, guardi questa. È la casa di Carl Steinbeck, il portiere di notte. Abbiamo una squadra lì.
È scomparso. Era la sua... la pelle. Non è ufficiale, ma è lo stesso tatuaggio. E poi c'è questa. Perché mandare la bambola? Era un regalo di Lucien. Me la diede prima che morisse mio padre. Erika passava tanto tempo qui, non c'erano altri bambini. Cercavo sempre di farle avere dei dolci o dei giocattoli. Era uno di quelli. Dovremo tornare a casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro, controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti. Qualunque cosa le serva. Pare che dovrà restare qui per un po'. Va tutto bene? Chiedo ai vicini se hanno visto qualcosa. Resti dentro. Chiuda la porta. Polizia, aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Sto per sfondare la porta. Pazza. Io uccido solo mostri, Erika.
ormai dovresti saperlo. Tu sei la farfalla, la ragazza che guarda nel fuoco e vede il futuro, come tua madre. Lei è viva, Erika. Insieme, noi possiamo salvarla. Si alzi. Dobbiamo andarcene. Carl Steinbeck è morto. Mi piace Anna. È divertente e gentile. Ma deve essere stata cattiva perché si è ammalata. Non voglio dire che solo i cattivi si ammalano. Quelli che si ammalano così, come Anna. Spero che migliori. Ma dovresti firmare il biglietto. Non si sa mai, l'ultima non è migliorata, era amica di Toby. Disegnava sempre, anche se era molto strana. La trovarono mentre cercava fantasmi in cantina. Credo che sia molto brutto. Quando sei cattiva, ti portano via e ti fanno vedere gli animali. Poi dimentichi. Me lo ha detto mio padre. Ma sono stata cattiva. Sanno che ho parlato con te. Hanno rotto il nastro. Ecco come lo so. Vedi? Se scoprono che lo hai visto, ti portano via e ti fanno dimenticare. Non puoi entrare. Non hai la chiave. Dov'è Anna? Anna è andata. Ballard l'ha presa. Perché? Perché a loro non serve più. Ormai è consumata. Faccio strani sogni. Petali rosa che cadono dall'alto. Toby sanguini. Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nel parco. È quasi tutto in laboratorio, ma vorrei controllare un paio di cose. Non preoccuparti. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui.
Perché non lo facciamo alla stazione di polizia? Ne hai già passate abbastanza. Vogliamo che tu sia il più possibile a tuo agio. Vi aspettavo. Entrate. Ispettore capo? Cosa ne pensa? Ci siamo vicini. È lei? Che mi dice di questa? L'abbiamo trovata nel suo appartamento. Suo nome è Mia Green. Era una paziente alla Delphi House. Era una grande amica di tua madre. Era molto protettiva con lei. A volte in modo aggressivo. Protettiva? Lei era difficile. A volte è violenta. La sua infanzia fu estremamente spiacevole, ma l'amicizia di tua madre le diede grande conforto. Erica, la notte in cui morì tua madre, Mia Green entrò nel dispensario, si procurò un'overdose e morì. Vista. Abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo. Fino ad allora cercheremo di rintracciare l'ultima chiamata. Le serve aiuto? Ce la faccio, grazie. Le dispiace? Casa Colker. Sì, sono il sergente Blake. Subito. Devo andare. C'è un intruso alla Delphi House. Vengo con lei. Lei no. Non è sicuro. Vengo anch'io. No, Erica, ha ragione. Non può fare nulla. Erica, stai bene. Sanguini. Andate. Ci penso io. Il bagno è di là, in fondo al corridoio. Non può sbagliare. Thank you.
Ciao, Eric. Ti sono mancata. Che cosa vuoi da me? Sono qui per lui, per Steinbeck e per Joar. Erano tutti coinvolti. Non ti farei mai del male. Perché fai questo? Ha dato loro sua figlia. Il sangue del suo sangue. Sono qui per proteggerti. Hai ucciso mio padre. Lui mi ha reso un mostro. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. C'è un altro mondo sotto Delphi House. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Ce n'è un altro. Ed è proprio lì, di fronte a te. Le serrature sono nei muri. Trovane una e vedrai tu stessa. C'è una vecchia fattoria nel bosco, tra qui e Delphi House. Ti aspetterò lì. Vieni sola. Sarei dovuto restare. Non c'era nessuno qui. Solo una ragazza che è entrata nella farmacia. Ragazza. Toby Newman. Non è la prima volta. Dovevano aspettarselo. Non preoccuparti. Stai bene? Posso fare qualcosa? Sto bene. Cerca di dormire. Sarai al sicuro qui, promesso. Starò bene. Sicura che non abbia detto niente? Qualcosa che ci aiuti a trovarla? No. Niente. Se hai bisogno, sono di sotto. Possiamo darle. Il resto deve restare qui. La gente sta morendo. Dovrei saperne di più. Ok, non dovrebbero morire. Questo potrebbe causare grossi guai per quello che faccio. È il lavoro di una vita, lo capisce? E che cosa fa esattamente qui? Non sono affari suoi. Sembra che niente sia affar mio. Lei faccia il suo lavoro. Si occupi di Erika nel modo... E come? Corretto. Nel modo corretto. Non le dirò altro.
cosa fai? Non puoi stare qui. Non va bene. Stai bene. È morto. Mio padre è morto. Lei aveva una pistola, non potevo fare niente. È morto. È morto. E io non so dove andare. Qualsiasi cosa faccia, mi prenderanno e mi faranno sanguinare. Mi faranno dimenticare di lui. Non permetterò che ti prendano. Qualsiasi cosa stia succedendo, la fermerò. E se ti catturano? Non ti lasceranno andare mai. Glielo impedirò. Te lo prometto. Nella sua stanza. Ho fatto quello che ho potuto, ma non dice nulla. Colker è morto e lei era qui. Deve sapere qualcosa. È piuttosto scossa. Se sta fingendo, lo fa bene. Chi c'è?
sempre in te. Un cielo, una volpe, un coniglio. Cercano visioni del futuro, ricchezze e potere. Ma non possono vedere senza una farfalla. Per questo presero tua madre. Per questo vogliono te. È prigioniera, Erika. Unisciti a me. Insieme possiamo salvarla. Insieme possiamo renderla libera. Come si fa? Sei tu, Erika. Sei sempre stata tu. Mi parlava del futuro. Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa col marchio di una farfalla. Che cosa mi hai fatto? Come sono arrivata qui? Con questo. L'ha fatto tuo padre. L'ha attestato su tua madre. E lo ha fatto anche su di te. Potrò farti fare qualsiasi cosa se lo inalerai. È così che ci ha plagiato e ci ha reso sue schiave. Per riscaldare l'ambiente. Profumo. Mi piacciono i conigli. Sono i miei preferiti. Suo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tutti. Erano i suoi preferiti. Faccio strani sogni. Petali rosa che cadono. Li porto alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Erika, che cosa c'è?
credi che lui abbia bruciato in quella lampada? Cosa credi che abbia fatto a te? Per quanto ancora? Non ha importanza. So di essere un mostro. Io merito di morire. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Una ragazza che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Sai delle sacerdotesse e del fuoco? Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Padre convinse Lucia che unendo la scienza ai rituali potevano vedere il futuro e controllarlo. Tua madre era il pezzo mancante. Tua madre è viva, ma si sta spegnendo. Senza di lei sono ciechi. Non ci vedranno arrivare. Possiamo farla finita. Possiamo andare a liberarla. Taglia il filo. Tienilo, potrebbe servirti ancora. È lì. Il medaglione. Devono averlo sigillato. Seguimi. Non possiamo lasciarlo vivo. Darebbe subito l'allarme. Prevedere qualche cambiamento nel suo attivo, cosa ne pensi? Forse potremmo
qui ci vedranno. Ho capito. Cosa vuole che faccia? Cosa fisico? Sì, ci farai impazzire. Dobbiamo staccare le luci. Portami alla porta segreta. Non abbiamo molto tempo. Ti ho cercata dappertutto. Che è successo? Dov'eri? Devi andartene. Lei è qui. Ok, senti, non c'è nessuno. Solo io e te. Qualunque cosa sia necessaria. Prendi questa. Promettimi. Se ti serve, usala. Te lo prometto. Grazie. Che c'è? Che succede? Le luci si sono spente. Non c'è più nessuno. Io non ho più nessuno. Non saprei dove altro andare. Non puoi fidarti di nessuno. Ma devi uscire di qui perché è pericoloso. E tu cosa farai? Tieni la testa bassa. Non fermarti per nessuno. Non puoi stare qui. Toby deve fare la terapia. La svegli, subito. Ti stanno cercando.
hanno trovato un corpo in giardino. Io credo che tu sia malata. Lascia che ti aiuti. La svegli subito. No, è pericoloso. E la sua terapia non si può fare. Ci vuole tempo. Aspetto. Estratti i tubi, inizieranno le convulsioni. Ma posso darle un po' di epinefrina e dell'armadietto. Va iniettata nel cuore. Toby! Kirsty, scappa! Non dovrei essere qui, ma non potevo abbandonare Toby. Dobbiamo svegliarla. Prova a tirare fuori i tubi ora. Fa qualcosa! Non è sicuro qui. Puoi camminare. Portala via da qui. Erika. Che cosa è successo? Sono io. Ti prego. Metti giù la pistola. Erika, qualunque sia il problema, possiamo risolverlo. Te lo prometto. Ascolta, adesso parliamone. Non sparare, Erika. Ti prego.
Extractors pump grill smoke and hot plates cool down. And the world's in the dark. And the drunk trip on tire tracks scarred deep in the ground. And the world's in the dark. Oh. Scale the fences when no one's around, and the world's in the dark. I could clamber through the ghost train and never make a sound, while the world's in the dark. Oh. All that made me feel alive is fading outside. You know, I could climb the service lines and never close my eyes. While the world's in the dark, you'll be the heroes in your nightmares, and I'll be the king of the skies. While the world's in the dark.